tutte. Riccardo! Io porto il contributo a questa assemblea di chi da decenni si batte contro il cambiamento climatico e attorno a queste questioni si intrecciano in realtà tre grandissime criticità che il sistema, come diceva Eva, tende, vuole scientemente tenere divise. La prima è legata all'inquinamento di prossimità. Ci sono città in Italia e in Europa che muoiono di combustione fossile, che muoiono di inquinamento, di PM10, di PM2,5, immagino naturalmente Taranto, Brindisi, Porto Marghera, tutte quelle città che si ammalano di tumore e si ammalano di malattie respiratorie. C'è poi il gigantesco tema del cambiamento climatico. L'IPCC da decenni dice che non c'è più tempo e rispetto a questo subiamo anche l'insulto, la provocazione di chi parla di transizione ecologica ma poi si appresta sistematicamente a farsi scrivere i piani energetici nazionali dalle multinazionali del fossile, autorizzando trivelle, autorizzando i gasificatori che sono strettamente connessi agli interessi, diciamocelo, degli Stati Uniti d'America. E quindi da questo punto di vista e da questa platea un pensiero deve andare anche per esempio alla comunità di Piombino che si è scagliata contro quel folle progetto di rigassificatore, pericolosissimo tra l'altro. E poi c'è una terza questione. Perché vedete, quando si parla di transizione ecologica dal punto di vista di chi fa attivismo, c'è sempre una pletora di personaggi, di chicco testa, anche i ministri, sedicenti transitori ecologici che in realtà si fanno scrivere i piani energetici nazionali dalle multinazionali del fossile, cercando di tenere divisi gli attivisti per il clima dai lavoratori. Ebbene, l'IRENA dice sostanzialmente che cresce il numero di occupati all'interno dell'indotto delle rinnovabili, filiere industriali ad emissione zero che però vengono snobbate sistematicamente. Allora chi sono i signori del no? Ci hanno sempre messo addosso l'etichetta di quelli che sanno dire solamente no. Io vengo da Civitavecchia, una città che da 70 anni subisce il supplizio delle grandi fonti inquinanti. Ci sono attualmente due centrali termoelettriche attive, una gigantesca a carbone, poi c'è uno dei più grandi hub del crocierismo con grandi navi che fumano H24 e rispetto a questo, rispetto alla paura di ammalarsi, la mia comunità poteva reagire con un no secco e ideologico e salottiero a questi progetti che volevano la sostituzione della centrale a carbone con un altro impianto a combustibile fossile, cioè il gas. E invece abbiamo fatto un passo in avanti, il passo di una progettazione alternativa che darebbe continuità occupazionale e di reddito a tutti quegli operai che da tempo si coordinano con gli attivisti per il clima a Civitavecchia dicendo che non si può parlare di transizione ecologica tenendo separato il tema della giustizia climatica col tema della giustizia sociale. Questo non lo possiamo più permettere a questi sedicenti ministri che si offenderà probabilmente Cingolani, che parlano di transizione ma poi viaggiano su tutti altri lidi. E allora per tenere insieme questi grandi temi naturalmente noi dobbiamo continuare a confrontarci, ma farlo dal basso, mettendo insieme le comunità, i territori inquinati, le progettualità, andare avanti a dire che un'altra transizione giusta è assolutamente possibile ma anche necessaria, mettendo in discussione il sistema che ha generato il cambiamento climatico, il sistema che ha scelto che alcune città in Italia sono sacrificabili. Tutto questo non lo possiamo fare con coalizioni spurie o con cocomerate che poi strizzano sistematicamente l'occhio al PD, che è il primo partito dei combustibili fossili in Italia. E allora ha un senso l'appuntamento di oggi, lo ha perché noi dobbiamo unire queste forze, ma non per mettere in piedi un cartello elettorale, perché sui territori molto spesso si muore snobbati dalle istituzioni.
E allora all'interno dei palazzi istituzionali noi dobbiamo buttare giù porte e portoni e portare queste istanze con l'orgoglio anche di chi ha perso i propri cari dentro a contesti che sono sistematicamente martoriati dall'inquinamento di prossimità, come dicevo prima. Quindi avanti così, cerchiamo di mettere insieme tutte le forze che vedo qui in questa platea gremita, in questa sala dove si stanno incontrando i portuali di Genova, gli studenti che hanno occupato le scuole, tutti i lavoratori e le lavoratrici che sanno bene da che parte sta l'avversario, il nemico e chi vuole farci morire di inquinamento e di cambiamento climatico. Grazie a tutti. Grazie.